tutti, la ringrazio Presidente. Allora, siccome le nostre premesse sono veramente molto corpose, partirò comunque dall'articolo 11 della Costituzione italiana, che afferma che l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà dei popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, consente in condizioni di parità con gli altri Stati alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni, promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Nella prima parte dell'articolo 11 la Costituzione italiana sancisce il principio fondamentale della rinuncia alla guerra come forma di imperialismo e di conquista ed esprime la ferma opposizione alla violenza militare come strumento di offesa alla libertà dei popoli e alla dignità umana. Questo concetto è espresso dalla parola ripudia come un dovere categorico, un obbligo morale, prima ancora che giuridico, di vietare il ricorso alla guerra come strumento di conquista e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Ciò però non significa che l'Italia sia un paese neutrale o che non si possa in nessun caso, ricorrere all'utilizzo delle forze armate, pur ammettendo che il ricorso alla guerra debba essere concepito come estrema ratio. La partecipazione dello Stato italiano alle azioni militari è consentita come strumento di difesa della libertà e dei diritti degli altri popoli, nel pieno rispetto dei vincoli stabiliti dalla comunità internazionale e in particolare nel rispetto degli obblighi contenuti nella Carta delle Nazioni Unite. Saltiamo e andiamo al preso atto che l'Italia, pur ripudiando la guerra come sancito appunto dall'articolo 11 che ho appena letto della Costituzione italiana, debba avere, come la stessa Costituzione peraltro afferma in più punti, delle forze armate efficienti e ben equipaggiate e che l'azienda leader nelle forniture di sistema d'arma pesante per il nostro esercito e la nostra marina è Otto Melara, divisione appunto di Finmeccanica S.p.A. Tenuto conto che la legge 185 del 9 luglio 1990, l'articolo 1,3, oltre a definire le regole per l'esportazione e l'importazione di armamenti, afferma che il governo predispone misure idonee ad assecondare la graduale differenziazione produttiva e la conversione a fini civili delle industrie del settore della difesa. Per ultimo, considerato che nell'ambito dello stesso contratto che appunto si stava discutendo, è prevista l'opzione per l'avvio di un'ulteriore brigata di blindati VBM che consta di 34 unità per la costituzione ed equipaggiamento di una seconda brigata dell'esercito italiano. È appurato che la mancata acquisizione di tale carico di lavoro, appunto di questa commessa di blindati VBM della seconda brigata dell'esercito italiano, mette in profonda crisi il comparto che attualmente si occupa della linea di produzione terrestre, impegniamo il Presidente e la Giunta regionale ad attivarsi presso i ministeri competenti affinché vengano sensibilizzate sulla strategia del finanziamento della produzione di ulteriori 34 unità VBM, in modo da garantire il presente lavorativo allo stabilimento. I ministeri competenti e la stessa Finmeccanica S.p.A. affinché la realtà produttiva di Otto Melara subisca un impulso economico forte, che la possa rilanciare e che la faccia restare attiva e florida sul territorio spezzino, in modo da garantire il futuro della città e di tutte le maestranze che direttamente o indirettamente lavorano per lo stabilimento spezzino. I vertici Finmeccanica S.p.A. affinché ci sia un impegno chiaro ed inequivocabile che garantisca il futuro di Otto Melara nella città della Spezia, non solo per le linee produttive, ma anche per l'intero headquarters ed il comparto di ricerca e sviluppo. I vertici Finmeccanica finché vengano fugati dubbi di possibili e probabili cessioni della divisione Otto Melara ad aziende straniere, ribadendo la strategicità dello stabilimento per la regione e per l'intero paese. I vertici Finmeccanica S.p.A. affinché il sistema di outsourcing che ha garantito efficienza, snellezza e competitività negli anni ad Otto Melara non subisca drastici cambiamenti, privilegiando il sistema di valutazione in base al merito e alla quantità dei prodotti offerti, a scapito del mero ribasso economico e favorendo sempre, ove presenti, le aziende e le imprese che risiedono sul territorio e questo al fine di avere una collaborazione fitta, costante e sinergica tra stabilimento ed indotto. I vertici Finmeccanica S.p.A., il governo ed i ministeri competenti affinché nel medio-lungo periodo si possa dare seguito all'articolo 1,3 della legge 185/1990 per differenziare le linee produttive e di ricerca, prevedendo non più solo il comparto difesa, ma anche il comparto civile,
puntando a prodotti ad elevata tecnologia che già in piccolissima parte vengono o venivano studiati, implementati e prodotti nello stabilimento Spezzino, in quanto è da ritenersi strategica la differenziazione delle linee, non solo per aumentare nel prossimo futuro l'occupazione, ma anche e soprattutto per non essere più legate ad un solo settore produttivo ed avere più possibilità, in caso di crisi economica, di poter reggere l'urto bilanciando la produzione sul settore meno colpito. Per differenziazione delle linee su prodotti civili si fa riferimento, come detto in precedenza, a settori ad elevata tecnologia, ad esempio settore robotico, settore biomedicale, settore energetico, con lo sviluppo di sistemi di produzione da fonti rinnovabili che già negli anni '80 hanno avuto modo di vedere la luce nello stabilimento di Melara, La Spezia. Grazie. Io sarei per votarli subito questi tre ordini del giorno. Sarei per votarli in questo momento. Sono tre ordini del giorno che sì, vanno nella direzione dell'occupazione, quindi nella direzione di mantenere vivo quello che per tutti è uno stabilimento strategico, ma il consigliere Michelucci non ha fatto che ripetere in tutta la sua esposizione quanto il Movimento 5 Stelle sia brutto e cattivo. Io sono per votarli subito questi ordini del giorno.